L'ex senatore Antonio Caridi è stato scarcerato dopo 1 anno e 7 mesi di custodia cautelare. Caridi lascia il carcere e riacquista la libertà, ma non lo scranno da senatore perché nel frattempo la legislatura è terminata e si è insediato un nuovo Parlamento. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ieri ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere che era stata emessa nell'agosto del 2016 a carico dell'allora senatore Antonio Caridi. I difensori di Caridi, gli avvocati Carlo Morace e Valerio Spigarelli, sottolineano che il provvedimento esclude la partecipazione di Caridi alla struttura segreta dell''Ndrangheta contestata nel processo Gota in corso di celebrazione a Reggio Calabria. Gota sintetizza ben 5 diverse indagini, Sistema Reggio, Fata Morgana, Region, Mamma Santissima e Alchimia, coordinate dall'ormai ex procuratore capo della DDA Federico Caffiero De Raho, adesso procuratore nazionale antimafia, dal procuratore aggiunto Gaetano Paci, oggi procuratore vicario, e dai sostituti procuratori Roberto Di Palma, Walter Ignazitto, Giuseppe Lombardo, oggi procuratore aggiunto, Luca Miceli, Stefano Musolino e Giulia Pantano. Le accuse sono a vario titolo di associazione mafiosa, voto di scambio, violazione della legge Anselmi, corruzione, estorsione, truffa, falso ideologico e rivelazioni di segreti d'ufficio. Tra gli imputati figurano politici, esponenti di 'ndrangheta, imprenditori. In particolare, l'accusa ha puntato il dito sui riservati, ovvero i componenti a vario titolo della struttura segreta legata alla massoneria, grazie alla quale l''ndrangheta interagiva in maniera riservata con politici, istituzioni, mondo imprenditoriale e bancario, condizionando la vita democratica nella provincia di Reggio Calabria. Il riesame è stato chiamato a pronunciarsi nuovamente su Antonio Caridi, dopo che nel dicembre scorso la Corte di Cassazione, per la seconda volta, aveva annullato con rinvio l'ordinanza confermativa del provvedimento di custodia cautelare. Secondo le censure della Cassazione, viene a cadere l'accusa di far parte dell'associazione segreta dell''Ndrangheta, accusa che era valsa il carcere per Caridi. Per cui il 4 agosto 2016 l'Aula del Senato aveva accolto la richiesta di arresto dell'ex senatore dopo il parere favorevole della Giunta per le immunità al termine di uno scrutinio segreto con 154 voti favorevoli, 110 contrari e 12 astenuti. Che contano come voti contrari? Gli avvocati di Caridi riservano ogni altro commento alla lettura della motivazione del provvedimento del riesame e ribadiscono la ferma determinazione dell'imputato a far cadere ogni accusa nei suoi confronti. Intanto arrivano buone notizie anche per un altro imputato, l'architetto Marcello Camera, che ha già riacquistato la libertà a febbraio scorso. Adesso il Consiglio dell'Ordine degli Architetti ha revocato il procedimento disciplinare di sospensione della professione.